Siamo qui con Roberto Gatti, mister della Caronnese. Allora, mister, partita sfuggita nei minuti di recupero, dopo un primo tempo, diciamo, dove le due squadre si sono affrontate soprattutto a centrocampo, poi nel secondo avete recuperato in pochi minuti lo svantaggio ad opera del Sestri, ma appunto nei minuti di recupero vi siete visti sfumare il pareggio. Già detto tutto lei, posso andare. Certo, è stata così, partita intensa contro una squadra che sapevamo che ha molta determinazione, è una squadra molto fisica, con buona qualità davanti, sono due ottimi giocatori, ti possono mettere sempre in difficoltà. Dispiace perché avevamo recuperato lo svantaggio, non era facile qua, e in più all'89esimo abbiamo una transizione, siamo 3-2, facciamo la scelta sbagliata, ripartono loro e sono stati bravi a trovare il gol del vantaggio, però nient'altro da dire. Partita combattuta, partita maschia, devo dire che il Sestri non ha rubato assolutamente nulla. Che cosa si augura per il proseguo di questo campionato? Come quello che si augurano tutti, che si vada avanti a giocare, prima di tutto, e poi noi comunque siamo una squadra che ha voglia di fare bene, e ripartiremo dalla prossima in casa cercando di recuperare. Non abbiamo ancora un'identità precisa perché andiamo avanti a vincere, perdere, vincere, perdere, vincere, perdere, diventa difficile. Però è anche vero che abbiamo incontrato una signora squadra che in queste mura mi sembra che ha sempre vinto. Ha fatto 3 partite, 9 punti, probabilmente meritatamente.